Me han preguntado por qué a veces siento todavía tanta rabia. He contestado que solo es porque a veces todavía pongo demasiado corazón. Y con su corazón ha cautivado a toda Italia. Así empieza su novela, la primera traducida al español. Es Roberto Emanuelli, el nuevo fenómeno editorial que despierta pasiones. Allora, Roberto Emanuelli l'ho scoperto tramite una mia amica che mi ha fatto vedere la sua pagina su Facebook. Ho letto tutte le sue frasi che lui ha pubblicato e da lì mi sono sentita di comprare il libro e scoprire questo autore, questo nuovo, questo emergente. La semplicità, il romanticismo di altri tempi, però tradotto in chiave moderna. Escribe desde que tiene uso de razón, ama los libros, empezó plasmando sus sentimientos en un blog hasta que llegó el milagro. Ahora sus novelas ocupan los primeros puestos en todas las librerías. C'è stato davvero un altro pezzo di questo miracolo perché le persone erano così tanto attaccate a questo romanzo, volevano così tanto leggerlo che il romanzo è andato nella top 10 dei siti online più importanti d'Italia. Quindi c'erano tutti i nomi importanti e in mezzo c'era Roberto Emanuelli che nessuno conosceva e si chiedevano tutti: ma chi è Roberto Emanuelli? A quel punto quel grande editore che inizialmente mi aveva detto di no è tornato e mi ha detto: avevamo capito male. Roma lo ha visto nacer y crecer y desde sus calles surgen sus historias, historias cercanas, reales y con una base de amor del bueno, ingredientes claves de su éxito. Diciamo che cerco di essere autentico e credo che un ingrediente sicuramente che conti molto è essere semplici, la semplicità che non significa essere banali, ma significa usare le parole migliori per arrivare direttamente al cuore delle persone. È un mix di magia e poesia e mi sono emozionata tantissimo a leggerlo e lo ringrazio veramente tanto perché è un'emozione veramente tanto forte. Di Roberto mi piace molto la sua semplicità in quello che scrive, ma soprattutto il fatto che lui sia riuscito a realizzare un sogno. Il fenomeno fan llega hasta la piel de sus lectoras, nos lo cuenta María, ha decidido tatuarse. Ho deciso di tatuarle sulla pelle queste parole perché è sempre stato il mio modo di essere, l'ho sempre riflessa sulla mia vita. Y ahora la revelación de la novela romántica llega a España. La vida son dos días, entonces bésame. Con este mensaje tan sugerente solo nos queda preguntar, ¿estáis preparados para volveros a enamorar?